Il nostro programma si divide in due parti essenziali. Una parte iniziale riguarda il ripristino dei principi di democrazia e di partecipazione. Era un atto dovuto, secondo noi, accennare, anzi non accennare, mettere al primo punto dell'azione programmatica di questa lista questo aspetto. Noi non siamo un paese normale, vi dicevo prima, e noi dobbiamo mettere in campo azioni non consuete per amministrare questo paese. Non si può amministrare questo paese senza un cambiamento che avviene attraverso, in primis, dalla classe politica che amministrerà questo paese, e a seguire dal comune, dai dipendenti del comune, che sono poi coloro i quali offrono i servizi e mettono in pratica gli atti di indirizzo, e scusatemi tanto, anche dalla cittadinanza. Per cambiare questo paese dobbiamo cambiare tutti noi, non cambiare solo la classe dirigente di questo paese. Nessuna classe dirigente oculata, preparata e coscienziosa sarà in grado di cambiare questo paese contro questo paese. Vi dicevamo che sui principi di democrazia e partecipazione noi pensiamo di utilizzare uno strumento per questo punto del programma, che è quello del bilancio partecipativo. Il bilancio partecipativo è già contemplato nell'ordinamento, non ci stiamo inventando nulla, però presuppone una serie di cose. Presuppone il coinvolgimento di tutte le persone attraverso le associazioni di categoria, le associazioni professionali. L'interlocutore del comune non sarà più il singolo cittadino, ma sarà il cittadino attraverso la sua associazione di categoria. Il comune perciò non potrà più, come dire, offrire un privilegio ed un servizio a quel cittadino, magari elettore, magari capo elettore, ma si preoccuperà di risolvere il problema della categoria alla quale quel cittadino appartiene o rappresenta. Noi sogniamo che alla fine del mandato, se riceveremo, avremo favorito la nascita di decine e decine di associazioni di categoria. Questo strumento perciò è anche un modo per far partecipare le persone nella gestione della cosa pubblica, ma non come comparse, non solo per fargli vedere cosa facciamo, ma solo principalmente perché sono loro i gestori, insieme alla giunta, del bilancio del comune, perché daranno la politica dell'indirizzo anch'essi, e il comune sarà, una volta che avrà deciso di utilizzare lo strumento del bilancio partecipativo, sarà obbligato a seguire questo criterio. Pensiamo perciò di concludere questo mandato con questa esperienza, che dovrebbe essere rivoluzionaria per la vita di questo paese, con uno scopo principale: elimineremo i poteri forti che sono portatori di interessi specifici, e riusciremo a far realizzare organizzazioni di categorie che sono invece portatori di bisogni collettivi. Non è uno slogan, è una rivoluzione. È il primo punto del nostro programma, è quello che secondo me ci impegnerà di più, perché non dipende solo dal sindaco, dalla giunta o dall'amministrazione, ma dipende anche da tutte le persone, da tutti voi.